Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7 giorni, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ma soprattutto invito tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi a studiare i contenuti soprattutto della mia playlist L'arte sciamanica, perché lì vi spiego come funzionano le relazioni, cos'è la realtà. In particolar modo il video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Così potete capire che non esiste relazione alcuna che non sia quella tra umano e divino, e ogni persona che incontriamo viene dall'etrusco persu, persona, che significa maschera. È una maschera del divino affinché tu possa avere la relazione con le tue emozioni che ti scatena quella persona, che sono dei, forze, numi, spiriti. E la relazione con le emozioni è la sola relazione possibile. Detto questo, andiamo a vedere nella realtà fattiva cosa accade affinché possiamo adoperarci al meglio per essere all'altezza del nostro sposo o sposa celeste. Allora, energia di partenza, carta guida, bilancia. Carta guida per la bilancia, prossimi 7 giorni, amore. La luna. Forse ci sono un po' di sensazioni strane, un po' di confusione, un po' di tensione emozionale. Diciamo che questa è la settimana in cui ti viene chiesto di stare molto a contatto con la parte più profonda in ombra di te stessa, soprattutto per quanto riguarda le emozioni che ti arriveranno, di includerle. Quindi vi dico già, i video predisposti a questo sono Magia Pratica 1, 2 e 3. I tarocchi ci servono a vedere qual è il karma affinché tu possa adempiere e fermare i venti del karma e integrare la magia. Quindi puoi essere in connessione con una persona che ti dà delle emozioni che sono in ombra, che devi far venire fuori. Ci possono essere paure o gelosie legate a una connessione. Sì, 5 di spade, è chiaro. Allora, è chiarissimo, questa è la settimana in cui qualsiasi cosa accade, adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi nella stessa generale, la stessa principale, c'è la tua mente, 5 di spade, che ti può dare un po' di malessere rispetto a delle tue emozioni. Può essere gelosia, può essere angoscia, può essere frustrazione. Le emozioni arrivano affinché tu le accogli, sono dei, e arrivano, tornano finché tu non dici di sì, e sono relative alla dea madre, madre terra, la luna, e l'inconscio, e il femminile. Devi dire sì al femminile. Cosa vuol dire sì al femminile? Devi approcciare col femminile, anche se sei uomo, ossia devi approcciare con l'inclusione. Io ti comprendo emozioni, ti porto con me affinché tu faccia cosa? Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, le emozioni sono le forze, gli dei che sono lì perché tu possa creare una crepa nella mente, nella diga della mente. Crepe su crepe, crepe su crepe, la diga si romperà della mente e ti farà sentire amata, amato, con tutto, in connessione con tutto. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Bilancia, amore, prossimi 7 giorni. Cavaliere di denari, 6 di coppe. Qua c'è una riconnessione con qualcuno, o comunque il 6 di coppe mi parla di una bellissima energia di amore. Cavaliere di denari mi parla di un'energia d'amore che è andata più lenta, e qua vedo una riconnessione con qualcuno, una persona che conosci, oppure può essere una persona nuova che ti può creare un po' di spavento, cioè potrebbe, però vedo riconnessione con qualcuno, 6 di coppe, vediamo. Energia attuale, positiva,
negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 di coppe, l'eremita, eh sì, 9 di denari, 4 di spade, sì, l'amore era fermo. Qua c'è una persona che ti ha pensato tanto, per molti di voi è una persona che ti ha pensato tanto, che ti vede come una donna o come un uomo incredibile, 9 di denari. Può essere una persona del tuo passato con la quale c'era silenzio, o che conosci bene e con la quale c'era silenzio. Qualcosa di questa natura qui. Oppure sei stata sola o solo, dedicando le tue energie sul tuo amor proprio, sul tuo lavoro, sulle tue cose, e pensando che riversando le tue energie su di te era la cosa giusta da fare, tant'è che questo ti ha portato a solleticare la bambina o il bambino interiore, che è la cosa migliore da fare. Però in altri termini, qua c'è una persona che ti pensa molto e si approccia a te, o sta pensando di approcciarsi, forse il segno della Vergine, va bene, e anche Cancro. Vediamo energia attuale, bilancia, 6 di spade. Vedo che vuoi stare tranquilla o tranquillo, vedo che stai uscendo da tante gabbie mentali, ti vedo con un'energia di voler stare in pace, tranquilla, tranquillo, al di là del 6 di spade viene dopo il 5 di spade, no? E qua avevamo il 5 di spade. Ciò vuol dire il 6 sono tutti numeri di equilibrio, ti vedo ritrovare un equilibrio, va bene? Ritrovare la pace in questo momento, a livello emozionale. Ti vedo ricercando la pace, come energia presente mi dice che ritrovi una pace, una serenità mentale rispetto alle relazioni e rispetto all'amore. Al positivo cosa abbiamo? Al positivo abbiamo un carro. Io vedo una persona che avanza nei tuoi confronti, oppure sei tu che prendi le redini della tua vita e ti apri al nuovo. Va bene, al positivo il carro mi parla anche dell'autostima, del fatto che uscita da gabbie mentali, tutti i segni d'aria, non generalmente, il carro mi parla di o una persona che si sposta verso di te, o sei il spade e il carro mi parla di carte di movimento, qualcuno che si avvicina a te, o durante un viaggio, o fa un viaggio verso di te, o comunque energia di avanzamento e di forza. Vediamo qual è il blocco. Il blocco è il sole. Il sole mi parla di felicità. È come se mi dicessero che non abbiamo passato proprio un buon momento di gioia, di felicità, proprio per queste paure qui, a livello emozionale. O te ne sei andata da una persona dove non vedo, come anche concetto, come anche energia, te ne sei andata da una persona che non ti rendeva felice, anche te ne sei andata da una connessione che non ti rendeva felice, stai uscendo fuori da una connessione che non ti dava felicità. E sì, perché il sole è la felicità, no? Non sei stata proprio felice negli ultimi tempi ed è come se adesso ti riprendi però la giusta rivincita, questo è il senso. Vediamo che è successo qua. La morte. Due di spade. Vedo che c'è stato un cambio nel recente passato. Se abbiamo avuto una connessione, una relazione con qualcuno, stai pensando a qualcuno, non sapevi cosa pensare di questa persona, è arrivato un cambio, sta uscendo fuori da un arzigogolio mentale di non saper cosa pensare di una persona, perché questa cosa non ti faceva felice. Vedo che stai uscendo fuori da questa dinamica qui. Oppure si è chiusa una relazione nel recente passato, hai fatto fatica a elaborare, adesso ci stai uscendo, te lo confermo. Vediamo cosa succede nell'amore nei prossimi 5-7 giorni, bilancia, 8 di bastoni, comunicazioni, 6 di bastoni, il 9 di coppe, ti vedo stare molto bene. Allora, qua abbiamo un'energia un po' di oscurità, no? Che succede qua? Se sei singolo, per esempio, io vedo che ti riprendi completamente. Vedo che 8 di bastoni ricevi anche comunicazioni. Il 6 di bastoni mi parla di situazioni che riprendi sotto controllo, di nuovo sotto controllo. Il 9 di coppe di una bellissima energia di amor proprio e di desideri realizzati. Come primo desiderio, io vedo il desiderio realizzato era quello di essere finalmente, stare bene con te stessa o con te stesso, riuscire a uscire da una situazione di blocco mentale che c'era. 100% te ne esci. Io vedo che qua col carro puoi conoscere una persona che viene da fuori, o sei tu che esci di nuovo nella vita, vedo energia in movimento,
l'oscurità se ne va, e se di bastoni parla di che tu ritrovi la situazione sotto controllo, controllo nel senso di successo, di successo nel far fluire nuovamente l'energia. Ti vedo con 9 di coppe stare proprio bene con te stesso o con te stesso, al di là delle comunicazioni nuove di persone che puoi avere, va bene? Ma le comunicazioni ci saranno. Una persona che viene verso di te, vedo. Sì. Chi viene verso di te, ci può essere anche una riconnessione. Vedo energia di felicità. Che c'è dopo il 9 di coppe? 7 di bastoni. Non a tutti direi di sì, però. 9 di bastoni. Vedo energia di stare bene, tanto bene con te stessa. Ricevi comunicazioni, forse da una persona nuova. Se è una persona del passato, alcuni di voi mettono dei limiti, 7 di bastoni, perché stanno proprio bene con loro stesse e con loro stessi. Perché con la vecchia persona non c'è felicità. Per altre invece vedo proprio aprirvi al nuovo, E ci sono nuove persone o nuove comunicazioni. È possibile che tu faccia anche un viaggio, A cui un viaggio per il tuo benessere personale, incontri persone, conosci persone, però metti un po' dei limiti perché stai bene così, è un'energia proprio di amor proprio. Vediamo il 6 di bastoni e il 6 di spade, scusami. Bilancia, 6 di spade. Quattro di coppe, vedo che c'è un'insoddisfazione emozionale, un po' di noia, un po' di uff. Sì, ti allontani da questa energia qui, di una persona che magari non ti ha dato considerazione o l'attenzione giusta, per questo eri un po' infelice. Ti allontani da questa situazione qui. Vediamo il carro al positivo. Cosa c'è il carro al positivo? Wow, c'è un re di coppe al positivo. Qua c'è una persona che arriva da te, Io non so se tu dici subito sì. Qua c'è un carro al tuo positivo, c'è una persona, forte il segno del cancro comunque. Vabbè, ma al di là del segno questa è l'energia, anche scorpione, leone. Allora, al tuo positivo una persona dichiara i suoi sentimenti, si apre, è una persona matura, una persona di spessore e di fiducia. Il carro. Con il re di coppe. Vediamo questo, il sole al blocco, 8 di spade. Sì, abbiamo avuto un po' di sensazione di frustrazione mentale negli ultimi periodi, che non ci ha permesso di essere felici, questo è il senso. 2 di spade e la morte. 5 di denari, non siamo state bene nell'ultimo periodo, abbiamo lavorato sulle emozioni della penuria qua, 9 di bastoni, siamo stati un po' qua, o abbiamo avuto a che fare con una persona che non sapeva decidersi, o con una persona che ci ha dato penuria, noi non sapevamo cosa pensare, è insoddisfazione da questa situazione, è una persona che stava sulla difensiva, ci allontaniamo da questa situazione qui. Ora io non so se questa persona qua che arriva è la stessa, sarà diverso per ognuna di voi, per le ragazze singole è ben aspettata la nuova opzione qua, Qua il 7 di bastoni di nuovo, una persona che ha messo difese e limiti, o sei tu che hai messo difese e limiti? Vediamo, 8 di bastoni. Paggio di bastoni, sì, vedo proprio nuove conoscenze o una persona che parla, ti parla, ti parla, ti parla, mostra molto interesse nei tuoi confronti, ma soprattutto una persona onesta qua. 6 di bastoni. 3 di denari e una persona che vuole fare dei piani insieme a te. Tra i denari mi parla di intendimento, di fare dei piani insieme e per avere, vuole avere successo con te in questi piani, magari organizzare anche un viaggio. 9 di coppe, regina di denari, però tu all'inizio non ci fai tanto caso, te lo dico, te la prendi con calma. Regina di denari, qua ci sei tu, vedi carro, una persona arriva da te, però all'inizio non ci fai tanto caso, te la prendi con calma. Perché il 7 di bastoni? Paggio i denari, questa persona ti chiede di uscire e tu gli dici all'inizio di no. Oppure ci sono due opzioni, due persone, a una dici di sì, mentre ti scrivi, l'altra ti chiede di uscire e dici di no, te la prendi con calma. Cioè, per alcuni di voi avete conosciuto una persona nuova, arriva la stessa persona con la quale c'erano limiti, però che ti vuole invitare a uscire o ti vuole invitare da qualche parte e dici di no. Perché? Perché hai conosciuto una persona nuova. Quindi qua ci sono o più opzioni o è la stessa. Fatto sta che tu te la prendi con calma.
e diciamo che sei soddisfatta di tutto ciò che arriva. Ad alcuni dici di no, io qua vedi sei di bastoni mi parla della situazione che ti sei messa alle spalle anche, no? Riprendere un po' il controllo della tua vita. Per alcuni di voi, a una persona che vi chiede un invito, vi fa di uscire, dite di no. Questo vedo. Almeno per questa settimana dite di no. Per altri ci possono essere due persone. Una è quella con la quale sei insoddisfatta, con cui non eri felice, e dici di no. E stai conoscendo una persona nuova con la quale stai facendo dei piani insieme. E questo ti rende felice, va bene? Vedete un po' dove vi risuona. Sì. Ok, vediamo un po' cosa ti dirà questo re di coppe. Ti vedo ovunque. Per alcuni di voi messaggiate con questa persona, ma all'incontro dite di no, per un po'. Ve la prendete con calma. Cos'altro? E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Questa è una carta della sanazione che mi dice di sanazione, la stella mi parla di sanazione, fuori dal buio, fuori dall'oscurità, ok? Quindi a livello emozionale, soprattutto per te, esci fuori dall'oscurità. Cos'altro? Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Eccolo qua, il re di coppe. E qua c'è una persona che si innamora. Vedo una persona innamorata, però tu te la prendi secondo i tuoi tempi, eh? Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta. Il sole stava a blocco. Ti vedo iniziare conoscenze nuove e aprire una bellissima amicizia. Dalla luna, l'oscurità che ti ho detto, passiamo al sole. Avete lavorato bene, ragazze mie e ragazzi, o consciamente o inconsciamente, sulle vostre emozioni, della penuria. Dalla luna passiamo al sole. 18-19. E il sole mi parla di un ottimo, stiamo registrando questo video ad agosto, ma anche se lo vedete, non so, a febbraio, non tenete conto di quello che sto dicendo adesso, è proprio la una nuova, abbiamo il sole qua, il leone, la tappa del leone di agosto, dove si realizzerà questo, quindi è la tappa di agosto, va bene? E può essere il segno del leone, del cancro, l'abbiamo detto, o avere ascendente, luna o venere, però vedo che qua si instaura, soprattutto per le ragazze single, una bellissima amicizia, che però vi prendete con calma. Per altre invece c'è il sole, c'è nel senso energia di condivisione, di allegria, vedete ben predisposta questa persona nei vostri confronti. Fatto sta che voi poi alla fine accettate di uscire, lo mettete un po' alla prova, mi spiego? Ok, ragazze mie e ragazzi, sì, vediamo cosa dice l'oracolo. Felice, te l'ho detto, l'avamo al blocco la felicità, eh? Qua vedo felicità, caos e contrasto. E sì, pace. Per molti di voi si risolvono alcune dinamiche inerenti alla situazione precedente di mancanza di felicità. Caos e contrasto può essere relativo proprio a questa situazione qui attuale. Tu stai cercando la felicità, caos e contrasto si toglie la vecchia pelle e quindi qua poi si fa la pace. Alla fine qua io vedo un incontro e vedo un'uscita. Però prima qua secondo me tu ti prendi i tuoi tempi, eh? Sì. Ragazzi miei ragazzi, che dirvi? Faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Muah!